La Biblioteca Gerardo San Giorgio a Biancavilla apre le sue porte in occasione della 20ª Giornata Mondiale del Libro e del Diritto di Autore. Istituita dall'UNESCO nel 1996, l'amministrazione comunale ha promosso diverse attività culturali atte a valorizzare e promuovere la cultura del libro e dell'importanza della lettura. Visite narrate presso i salotti della biblioteca, distribuzione delle varie pubblicazioni comunali e del Galletna. Questi gli ingredienti proposti agli studenti delle scuole superiori. A coordinare e curare la manifestazione le consulenti rispettivamente alla cultura Margherita Messina e all'istruzione Rosanna Bonanno. In diversi gruppi abbiamo diviso i ragazzi, abbiamo parlato loro del Piccolo Principe, abbiamo parlato loro del Ritratto di Dorian Gray, abbiamo parlato loro soprattutto dei due esponenti culturali che abbiamo qui a Biancavilla, ossia Antonio Bruno e Gerardo San Giorgio. Abbiamo letto alcune lettere di Antonio, abbiamo letto alcuni passi dei racconti di guerra di Gerardo. I ragazzi sono rimasti particolarmente colpiti, addirittura alcuni di loro, per quanto riguarda il gruppo che ho guidato io, si sono ritrovati a leggere appunto le lettere di Antonio Bruno, lettere d'amore, sono rimaste estasiate dalle sue parole. Questi gruppi erano governati, chiamiamo così, da me, dalla professoressa San Giorgio e dalla professoressa Giusy Rasà, che si sono articolati nelle varie stanze della biblioteca. Successivamente abbiamo avuto la rappresentazione un po' teatrale, far fuoriuscire dei personaggi da due opere di due esponenti importanti della letteratura italiana, che sono Giovanni Verga per quanto riguarda La Robba e I Promessi Sposi di Manzoni, recitati dai ragazzi dell'Istituto Branchina, aiutati e sostenuti dalla figura che è quella di Pippo Ventura. E un ringraziamento speciale va a tutte le scuole che comunque si sono cimentate in questa attività, che sono l'Istituto Branchina, l'Istituto di Scienze Umane e l'Istituto Industriale. Non hanno fatto lezione all'interno dell'istituto scolastico, quindi la classica lezione, sono venuti in biblioteca proprio per scoprire il libro in una società così talmente tecnologica, presa dai computer, dai telefonini, da tutta questa tecnologia, assaporare il libro, quindi soffermarsi a leggerlo, dove in questo momento i ragazzi non vengono attratti, fuggono. Soddisfazione è stata espressa da parte degli studenti delle scuole superiori e chi ha curato la parte letteraria e recitativa. Allora, è un'iniziativa bellissima, soprattutto perché permette ai ragazzi di approcciarsi sempre più ai libri, una cosa ormai abbandonata, perché magari noi ragazzi, soprattutto mi metto io in mezzo, preferiamo magari passare il tempo col cellulare o cose del genere, senza pensare alla meraviglia che c'è magari dentro un libro, che ci può portare magari in un mondo bellissimo, pieno di fantasia, pieno di cose che magari nemmeno immaginiamo. Questa iniziativa è bellissima e soprattutto ringraziamo la nostra professoressa che ci ha permesso di partecipare oggi. Ci siamo calati nel ruolo di determinati personaggi presenti in alcuni romanzi che abbiamo trattato a scuola stesso ringraziamo coloro che ci hanno permesso, non solo la nostra professoressa, anche coloro che hanno organizzato questo evento e noi ragazzi anche che abbiamo reso possibile la realizzazione dell'evento stesso. Tutti i padri hanno detto sempre: ah, queste carrucce di oggi non ci può combattere. Ogni generazione ha detto questo. La verità è che la gioventù di oggi, secondo me, è più fortunata, se non altro. Guai che se non avesse contezza, si dice, una parola difficile, e questa fortuna che loro capitata, hanno a disposizione un sacco di cose. La tecnologia, benvenuta, è la benvenuta. Quello che io devo cercare di sapere, tirando fuori un libro che pesa 4 kg, loro ce l'hanno in una tavoletta, ticchi ticchi ticchi, e questo aiuta. Bisogna però aiutare loro a farsi aiutare bene. Studenti poi che nel cortile di Villa delle Favare sono state anche i protagonisti di un flash mob letterario con musica e un vero e proprio girotondo attorno ai libri.